Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale del coach. Forse mi sto avventurando in un argomento, sì, non forse, senza forse, mi sto avventurando in un argomento ampio, complesso e che oggi forse ha un peso veramente esagerato. Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale del coach. Forse con questo argomento di oggi mi sto avventurando in qualcosa che è molto più grande di me. Non forse, ma sicuramente molto più grande di me. Ma non lo so, mi è venuto di fare questa riflessione e la voglio fare davanti alla telecamera. Ebbene, come letto dal titolo, ragazzi, sì, noi nasciamo degli atleti perfetti, capaci di fare tutto, ma poi strada facendo, chissà perché, tendiamo a dimenticarlo. Allora, come dicevo, questo è vero, oggi forse queste mie parole hanno molto più peso, ma poi alla fine quello che conta, secondo me, è anche un po' le... No, poi mi vedi, mi perdo, lo so che mi perdo perché non so nemmeno io da dove iniziarlo questo argomento. Vai, andiamo. Andiamo Luigi. Ok, vai dietro, ancora. Bravi. Ciao ragazzi e bentornati qui sul canale del coach. Allora, oggi, come avrai letto dal titolo, sicuramente mi sto per avventurare in un argomento che non penso che si possa risolvere in un brevissimo video e secondo me non sono nemmeno la persona più adatta, però da ex atleta, quindi da bambino, ti posso dire che oggi vedere l'ennesima volta un bambino, quindi questo argomento, questa riflessione che voglio fare qui davanti alla telecamera, è perché noi nasciamo degli atleti perfetti, ma poi strada facendo lo dimentichiamo. È vero, sì. Non mi scrivere subito sotto, meglio, sì, scrivimi subito sotto di che cosa ne pensi, ma non la solda. Sì, Mario, ma oggi il mondo digitale, perché questo è valido, forse al 50%. Provo ad avventurarmi in questo argomento e cercherò di spiegarmi meglio. Secondo me, ragazzi, oggi è vero, la società si presenta in maniera diversa, c'è un peso veramente enorme, ma questo è un argomento che voglio lasciare appunto alla professionista che inviterò di nuovo prossimamente. Rimanete collegati perché stiamo caricando tantissime puntate dedicate alla psicologia dello sport, come partire, come iniziare. Beh, basta Mario, chiudi, sempre tante cose in mente. Stavo dicendo, ragazzi, perché strada facendo questi bambini oggi notavo all'ennesimo che non riescono a fare dei giri con la corda, quindi dei salti con la corda, la capovolta, dei balzi, salto in lungo, cioè effettivamente i gesti motori più semplici diventano difficilissimi, la coordinazione che è innata, l'equilibrio che è innato, la forza che è innata, come diceva appunto, siamo veramente dei grandi atleti. D'accordo? Io però mi è capitato spesso, ragazzi, passate, ma non è una polemica, è proprio un'osservazione critica e magari anche costruttiva. Ho visto spesso e volentieri dei genitori proprio con i miei occhi che pur di far stare in silenzio, anche in palestra stessa, davano il telefono, davano un tablet, c'è la prima cosa, ok, passa il tempo qui, piuttosto che magari perdere tempo e cercare di fargli capire, essendo comunque come vicino a una palestra, avviarlo a uno sport, cercare effettivamente se c'è qualche attitudine, cercare di capire. Io ho un figlio, sì, gliel'ho fatto capire sin da piccolo, oggi si allena tanto, ha avuto anche lui l'esperienza sportiva, purtroppo con questo lockdown sono stati 2 anni di interruzione, però io personalmente dalla mia esperienza posso dirti che educare un bambino allo sport, lo puoi fare dall'inizio, è stata dura, difficile anche da parte sua, però ci è riuscito, ha capito e oggi si allena in maniera autonoma senza che nemmeno io più gli dico niente. Quindi qual era questa riflessione a voce alta, ragazzi? Mi rendo conto ancora una volta che l'argomento è difficile e complesso. E magari dimmi la tua qua sotto, cosa ne pensi? Tu riesci, sei riuscito a dargli un'educazione a tuo figlio? Pensi veramente che la colpa sia soltanto a tutti questi aggeggi digitali? Aggeggi, cosa ho detto voi? Siamo un nonno. Tutti questi dispositivi digitali, la colpa è solo di questo? Io non penso, secondo me c'è qualcos'altro sotto che si può analizzare. Spero di non averti annoiato, spero che ti iscriverai al canale, spero che lascerai anche un bel like. Se trovi interessante questo video, spero che lascerai un commento, così aiuterai il coach a far crescere questo canale. Noi ci vediamo al prossimo video e tu allenati bene. Ciao!